Ciao a tutti ragazzi, qui a Metro Simone Pacello, un recadisi di identità. Siamo finalmente oggi tornati in un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più e siamo tornati in un nuovissimo episodio di Io la mia ossessione. Oggi avremo a che fare con una donna che mangia mattoni da 12 anni. Per un prossimo episodio vi ricordo di raggiungere i 50.000 like e soprattutto venitemi a seguire su Instagram, perché ogni giorno da mezzogiorno a mezzogiorno e 30 ci sarà una mia foto di io che faccio la verticale in Bulgaria. Io vi ricordo che il 12 luglio uscirà la nuova canzone degli Amedos e Pacello, Che disastro, vi lascio il link per presalvarla qui sotto in descrizione. Partiamo. Mangio mattoni da 12 anni. Partiamo malissimo. La prima frase dell'episodio non può essere questa. Che razza di frase è mangio mattoni da 12 anni? Mi affascina il fatto che trovi i mattoni appetitosi. Cosa ti affascina esattamente? Non c'è ragione per cui io smetta. Ne ho bisogno. Lo desidero. Ha un gusto originale. Mi chiamo Patrice, vivo a Londra e ho l'ossessione di mangiare i mattoni. Ci rendiamo conto che tutto ciò non vuol dire nulla. Non significa nulla avere un'ossessione di poter mangiare i mattoni. Chi eri in un'altra vita? Un villaggio turistico? Ma li mangia come se fossero biscotti. Questa è una roba preoccupante. Londra è piena di mattoni. Il palazzo del Parlamento, il Big Ben. Mangiare il Big Ben allora, mangialo! Le strade, i mattoni sono ovunque. Tutto quello che vedo mi grida mattoni, mattoni, mattoni. Mattoni, 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 mattoni! È una cosa che ho sempre in mente. Devo averne sempre un pezzo con me. Devo andare lì e prenderne un po'. Lei praticamente va in giro con un po' di mattoni nelle tasche. Non si sa mai, metti caso ti viene un certo languorino all'improvviso. E che fai? Un mattone non te lo mangi? Mangiare mattoni è come la droga per un tossicodipendente. Stai bene per un po', finché non ne vuoi ancora. Ah, perché mangiare mattoni dà assuefazione, crea dipendenza? Io che ho sempre sottovalutato il mio appartamento. La sento mangiarli voracemente, sgranocchia, sgranocchia di... Sgranocchia, sgranocchia mattoni, sgranocchia coglioni. Continuo, quel rumore mi fa impressione, è fastidioso. Anche lui nella vaschetta sta mangiando una porzione di mattoni. Capite? Ma ovviamente per Patrice è il paradiso. Ho iniziato a mangiare mattoni in tarda adolescenza. L'idea mi è venuta da mia nonna, che mi ha detto che mia zia e mio zio da bambini staccavano pezzi di muro e lo assaggiavano. Ah, ma quindi praticamente è proprio una tradizione di famiglia. Ah, vabbè, allora se è una tradizione, chi sei tu per mettere fine? No! Tu puoi mangiare i mattoni! L'hai sbagliato! Un giorno ho deciso di assaggiarlo anch'io e non sono più riuscita a fermarmi. Ma magari realmente sono buoni e siccome non nessun essere umano pensa di poterli assaggiare, non lo sa, ma magari sanno di cioccolato. Che cazzo ne sai tu? Ah, ma li sta proprio leccando? Li lecca anche, lei mangia, sgranocchia, lecca, se li spalma in faccia. Vai, va, tanto ormai la dignità è da quella parte. In 12 anni Patrice ha mangiato mezza tonnellata di mattoni. Come mezza tonnellata di mattoni? Un appartamento ha mangiato. È l'equivalente di 8571 frittelle. Non mi sembra nemmeno il caso di comparare i mattoni con le frittelle. Che cazzo di paragone è? Questa è più o meno la quantità di muro che mangio nell'arco di una giornata. Ma è tantissimo, è mezzo bicchiere di mattoni. Ma mangio il muro della mia camera da letto, quello della camera di mia nonna, quello del bagno. È una cosa molto stressante. Questa è opera sua. Non ne prendo un pezzo grande tutto insieme. Lei ne prende un pezzetto alla volta e se lo mette in bocca. Ah, che poi è vero, io non sto considerando una cosa banale. Casa sua è totalmente distrutta! Perché lei ogni volta che gli viene un minimo d'appetito va vicino al muro e lo strappa, lo straccia, lo mette in bocca. Tanto è vero che nel suo appartamento c'è un buco così che è nella casa dei vicini. Questo è un poster che uso per nascondere le prove. Praticamente la mamma, povera, per mascherare poi questa infinità di buchi, no, presenti sul muro, c'è una casa piena di poster. Che magari un ospite entra, fa, ma siete fan di tutti? Come no? Uso diversi attrezzi, cacciaviti, forbici, tutto quello che trovo, per scrostare il muro dalle pareti e mangiarlo. In 4 mesi ho fatto un buco di circa 1 metro nel muro della mia camera da letto. Ne parla come se fosse veramente orgogliosa di tutto ciò. È un traguardo. Direi che nell'arco di un anno potrei finire tutta quella parete.
I mattoni sono fatti di materiali grezzi come argilla e sabbia e già per questo motivo non andrebbero mangiati. Ingerirli può causare blocchi intestinali e fratture dentali. Ah sì? Ah sì, non ci avevo mai pensato che potesse far male ai denti. Finora non ho avuto problemi di salute a causa dei mattoni. Com'è possibile? Anche i miei denti sono in buone condizioni. Non è possibile, tutto ciò significa che li ingoi direttamente allora, signorina mia. Quando mangio i mattoni li espello come fanno tutti. Pezzi di muro. Ha detto cago pezzi di muro? Ha detto realmente cago pezzi di muro? Che cosa stracazzo sto guardando? Lo trovo molto deprimente. Un medico al momento potrebbe dire che è in ottima salute, ma non sappiamo cosa può succedere tra 10 o 20 anni. Si trasformerà in una casa, ecco quello che succederà. È un problema molto serio e vorrei che la smettesse. Credo che sia necessario chiedere aiuto a qualcuno. 50 e 50, aiuto del pubblico, chiamata a casa o chiedilo a Jerry. Mangio mattoni da 12 anni ormai, quindi per altri 12 non mi farà male. È un ragionamento che non significa un cazzo, però. Ho una strana ossessione. La prima volta che ho scoperto Patrice che mangiava il muro è stato in camera da letto. Sono entrato e aprendo la porta l'ho colpita per sbaglio, perché lei era lì dietro che mangiava il muro. Immaginatevi la scena, lui entra, pam, gli sbatte la porta, becca in faccia, fa che fai? Stavo mangiando un po' di intonaco. Calvin cerca un confronto con Patrice sulla sua ossessione per i mattoni. Tesoro, devi proprio farlo. Più che un buco sembra un alveare quello lì nel muro. Ne prendo solo un pezzetto, davvero lo giuro. Non capisco perché ti piace tanto. Che cosa ci trovi di così invitante? È ruvido, è buono da sgranocchiare, è terroso. È ruvido, terroso e buono da sgranocchiare. Tra dei buoni motivi per iniziare a mangiare i mattoni da domani. Perché non ne assaggi un po'? Davvero vuoi che lo assaggi? Ti prego, non farti coinvolgere anche tu. Sei un ragazzo intelligente, almeno tu stai alla larga. Sì. Va bene. Ma come va bene? Allora sei un cretino, ho detto no, non farti coinvolgere anche tu. E tu subito. Ma ti sta, ma mangiati sti mattoni, ma mangiatevi i mattoni e poi cagate. Ma fate quello che volete, non mi interessa più niente. Ti farlo. Dammene un po', forse riuscirò a capire perché ti piace assaggiandolo. Ne prendo un pezzo un po' più piccolo. Ma smettila! Perché ti sei fatto coinvolgere anche tu in questa storia assurda? Ok. Dai solo un moscio. Bene, con salsa chili. Va bene, 1, 2, 3. Oh cielo! Ti sta bene, guarda, ti sta proprio bene. Ora mangialo, poi ingoialo. Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta qui sotto nei commenti scrivendo supercalifragilistichi spiralitoso. Lascerò un like e un cuore a tutti coloro che lo faranno, e lo sapete che lo faccio. Quindi mi raccomando, vi tengo d'occhio. Supercalifragilistichi spiralitoso. Io che mangio i mattoni, ma non sono spiritoso. Prendine un pezzo più grande. No. Mettila, basta! Sono molto preoccupato perché non sappiamo cosa potrebbe succedere in futuro, ossia gli effetti a lungo termine. Di sicuro nulla di positivo. Non ho mai conosciuto una persona che è arrivata a 90 anni mangiando solamente mattoni. Abbiamo deciso che è meglio che io parli con un medico. Come posso aiutarla? Che tipo di problema ha? Allora, il mio problema è che mangio il muro della mia camera da letto. Prego, esca fuori immediatamente dalla mia clinica. O di qualunque altra parete mi capiti di fronte. Guardate la faccia del dottore. Non sa minimamente come risponderle, secondo me. Già. Mangia anche l'intonaco e la tinta o soltanto i mattoni? Come se fosse questo il problema. Se mangia i mattoni ma non l'intonaco, allora si può continuare a farlo. Che razza di dottore è? No, mangio anche la tinta, purtroppo. Potrebbe farmi vedere come fa. Dottore, porca puttana, ma chi è sto dottore? Dove l'hanno preso? Se lo mangia per bene, allora non fa male. Dottore, si concentri, no? La laurea dove l'ha presa? Da un pacchetto di San Carlo? Certo, ne ho portato bene, un po', grazie. Con me, prego. È molto duro. È un mattone. Dottore, porca troia, si concentri. Non ho mai avuto un paziente che venisse a chiedere il mio aiuto perché mangiava il muro o la terra. La mia preoccupazione è che in futuro possa causarle danni molto gravi al fegato, soprattutto per quanto riguarda le infiammazioni. Sì? Davvero? Cazzo, fa male, ragazzi, mangiate mattoni, smettetela. Ovviamente i mattoni non sono pensati per essere commestibili per l'uomo. Ecco. Porca vacca, è vero. Io che pensavo di trovarle al supermercato. Mi preoccupa anche la tinta sulle pareti. Sì, okay. Alcune vernici, soprattutto quelle più vecchie, sì, contengono quantitativi piuttosto alti di piombo. Sì, ma anche se mangiasse vernice fresca, non è che se perché è fresca allora è buona, dottore. Una delle conseguenze dell'avvelenamento da piombo sono i gravi danni che arreca al cervello e al sistema nervoso, oltre a causare dolori addominali e disturbi renali. Quindi a casa, se state mangiando dei mattoni mentre guardate questa puntata,
sbagliata. Smettetela. Le suggerisco sicuramente di provare a smettere. Che bel consiglio, dottore. Che bel consiglio. Possiamo dedicare una puntata solo al dottore e ai suoi problemi, per cortesia? Va bene. Bene. Farò del mio meglio. Molto bene. Credo che sarà difficile per me smettere con il muro. Smettere di mangiare il muro è dura. Sono appena uscita dallo studio medico. Non ha trovato niente che non andasse con la mia salute. Come no? Come è possibile? Patrice incontra Calvin al parco per parlare della visita medica. Raccontami, com'è andata? Mi ha detto che potrei finire per avvelenarmi con il piombo se continuassi. Sì, però c'è anche da dire che il dottore lì era totalmente stupido. Non ha detto una cosa giusta, il dottore. Ho giurato di non staccare più pezzi di muro, però... Avrai delle crisi di astinenza. Potrei solo leccare il muro, così. Ma come leccare il muro? Cioè, quindi passiamo dal mangiare i muri a leccarli direttamente. Patrice non mangia mattoni da 9 ore ed è ora di dormire. Ma mi sento nervosa e penso alle prossime 2 lunghe settimane. Praticamente lei adesso ha l'obbligo di non mangiare mattoni per le successive 2 settimane. Pensando a come farò nelle prossime 2 settimane, ho mangiato mattoni in tua presenza un'enorme quantità di volte. Avrà mangiato una villetta per quanti mattoni ha mangiato. Ho scoperto che non mi causerà nessun danno alla salute, quindi non c'è nessun vero motivo per cui smettere. E visto che non mi sta causando problemi, non può essere così male. Ma no! Che cosa sta facendo? Sono passate solo 9 ore! E la scommessa lì che ha fatto col dottore? Patrice non è riuscito a seguire i consigli del medico. Ha ripreso a mangiare i mattoni ogni giorno. Ma no! Patrice! Ma porca troia! Un solo consiglio ti ha dato quella schiappa al dottore. Uno! Superiamo i 50.000 like per un prossimo episodio con la bottoncina grigia. Facciamo diventare blu, ma soprattutto venitemi a seguire su Instagram, perché ogni giorno a mezzogiorno alle 12:30 pubblicherò una mia foto su un tetto dove sgranocchio dei mattoni. Vi ricordo che il 12 luglio uscirà la nuova canzone degli Amedeo e Pacello, che disastro, e vi lascio il link per presalvarla su Spotify qui sotto in descrizione. Qui dal quartier generale di Howard è tutto, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bye bye bye. Bella, ragazzi.